Bene, mistertelefono.net, dopo averlo visto a Londra, eccolo qui nel nostro laboratorio di test HTC Desire HD. Facciamo un primo unboxing e le prime impressioni live, perché poi è uno smartphone che proveremo qualche giorno, l'abbiamo appena acquistato, eccolo qui, e vi proporremo una video review completa appunto tra qualche giorno. Guida rapida, qualche piccolo manualetto. Il caricabatterie con standard USB fatto in maniera simpatica. Poi troviamo il cavo USB micro USB, eccolo qui. E in ultimo l'auricolare con jack standard da 3,5, eccolo, e cuffie standard, quindi non abbiamo le in-ear, però ovviamente essendo jack standard possiamo usare le cuffie che più preferiamo. Batteria dalla potenza che ci lascia un po' perplessi, 1230 mAh. Non riusciamo a darvi in questo momento l'autonomia della batteria perché ovviamente è il primo unboxing e è una delle prime accensioni che facciamo con questo Desire HD. Inseriamo la batteria che si installa qui lateralmente in questo vano coperto da questo tappo in plastica. Tutto il resto della scocca è in metallo. In questo altro vano sotto, micro SD e SIM card. Probabilmente questi vani in plastica sono stati studiati perché la scocca in metallo avrebbe bloccato le onde, quindi avrebbe avuto difficoltà il Desire HD a ricevere GPS piuttosto che WiFi, piuttosto che rete cellulare, quindi ci sono questi inserti in plastica. Cam da 8 megapixel, eccola qui, con autofocus e doppio flash LED. Poi sotto troviamo il jack standard per le cuffie, la micro USB e il microfono. Lato sinistro, pulsante o meglio barra per il volume. Lato destro molto pulito, sopra forse un pochino incassato, quindi non comodissimo da premere, il pulsante di accensione. Molto bella questa griglia, sensore di prossimità, sensore di luminosità e anche il LED delle notifiche nascosto sotto alla griglia, appunto. Sblocchiamo il telefono, ricordiamo il display è un'unità da 4,3 pollici, quindi davvero enorme. Risoluzione però ancora ferma agli 800x480 pixel. Questo fa sì che il display sia grande, ma è grande un po' tutto il menu del telefono. Infatti, sia le icone, sia quando entreremo nella scrittura del testo, sia quando useremo le applicazioni, è tutto ingigantito. HSPA, Bluetooth 2.1, GPS, Wi-Fi, dimensioni 68. 123, 11,8 mm di spessore per un peso di 164 grammi. Non è leggerissimo, ma sinceramente non si sentono in mano, forse grazie al form factor che lo rende più piccolo di quello che in realtà è. Processore da 1 GHz, molto performante. Intanto vi faccio vedere lo scrolling. L'abbiamo usato davvero un pochissimi minuti. Volevamo farvi vedere questa prova, questo unboxing subito per poi proporvi invece una prova più approfondita tra qualche giorno. Programmi ce ne sono davvero tantissimi. Questi sono tutti preinstallati. Noi abbiamo installato solamente un paio di programmi come DS Cam e Astro. Il resto è tutto di serie. Tutto di serie, andiamo a vedere una cosa veloce, andiamo subito ai messaggi, che messaggi telefonate, la parte telefonica sono le cose che vi faccio vedere di solito in anteprima. Proviamo a scrivere un messaggio, così vediamo subito la tastiera. Ovviamente ho sbagliato campo, lo stavo scrivendo nei destinatari. Comunque una tastiera che mi sembra molto veloce, reattiva. Ovviamente abbiamo la possibilità di metterlo in orizzontale e sempre c'è la possibilità di modificare il tipo di tastiera e usare un tastierino alfanumerico. Molto carino il fatto, l'implementazione di HTC per selezionare il testo per poterlo copiare e incollare. Come avete visto, stile iPhone, anche la ricerca
del testo, o meglio la ricerca, lo spostamento del cursore all'interno del testo. Abbiamo comunque anche le frecce direzionali che ci aiutano in questa operazione. Le prime impressioni sono decisamente positive per quanto riguarda sia la velocità sia la quantità di applicazioni che HTC ha inserito in questo Desire HD. Vediamo velocemente la navigazione web, ovviamente tutti aspetti che approfondiremo quando faremo la recensione definitiva. Comunque sembra che la velocità sia di rendering sia di scrolling veloce. Noi siamo in questo momento collegati sotto rete wifi, qualche piccolo problemino del pinch to zoom in questo momento, ma direi nulla di preoccupante. Ovviamente essendo Froyo 2.2 supporta anche animazioni flash, in questo caso le ho messe optional, quindi bisogna poi attivarle dall'apposito menu. Quando faremo la prova farò vedere la differenza tra plugin flash caricati e plugin flash disabilitati. In questo caso torniamo alla finestra di prima, i plugin in questo momento si sono caricati e come vedete la pagina è leggermente rallentata rispetto a prima. Ovviamente interfaccia Sense, vedremo poi come l'interfaccia Sense si integra e interagisce con il PC, perché c'è una pagina web apposta che HTC ha creato per la nuova serie di prodotti, e come vedete la personalizzazione è molto più profonda rispetto alla personalizzazione che possiamo avere con gli altri Android. HTC ha lavorato molto sotto questo punto di vista, sia per modificare gli sfondi sia per modificare le skin. Abbiamo più optional e più opzioni rispetto al passato. Per ora, per questa piccola preview e piccolo unboxing, è tutto. Vi do appuntamento ai prossimi giorni per la review completa. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.